Amiche ed amici di AnimeManga.it, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro canale. Io sono il vostro amico Akumetsu e quest'oggi per la rubrica Star Comics siamo per presentarvi una raccolta di storie che presenta il mondo prima di Demon Slayer, o meglio, quelle che sono state le opere che ha pubblicato Gotouke Sensei prima del sua più celebre opera. Stiamo parlando di Kaioharu Gotouke Short Stories. Questa raccolta di storie autoconclusive è stata pubblicata in patria da Shueisha nel 2019 ed è presentata al pubblico italiano da Star Comics in un'edizione con sovraccoperta davvero di altissimo livello. Prima di tutto voglio farvi notare che il titolo, così come la parte laterale del volume, ha degli inserti dorati che sono davvero bellissimi e che danno ancora più valore a quella che è l'edizione. La sovraccoperta lucida il giusto, non trattiene affatto le ditate e soprattutto non impedisce la lettura del volume con la sovraccoperta, protegge delle copertine che sono rigide il giusto, le pagine all'interno si lasciano sfogliare agevolmente, sono leggermente porose ma non lasciano traccia di colore sulle dita, la rilegatura è di ottimo livello e con queste caratteristiche il volume è proposto al pubblico italiano alla cifra di 5,90. Kaioharu Gotouke Short Stories è la raccolta di storie autoconclusive pubblicata dalla mangaka prima di diventare famosa come l'autrice di uno degli shonen più apprezzati e seguiti negli ultimi anni. Attraverso quattro storie che sono A caccia del cacciatore, vero e proprio precursore di Demon Slayer, i fratelli Monjushiro, Rokkotsu e Aeniwa Zigzag, capiremo quanto la mangaka abbia lavorato su se stessa, sulla propria narrativa e soprattutto quanto abbia ancora da offrire a noi appassionati. Amici, Kaioharu Gotouke Short Stories è una bella raccolta delle storie autoconclusive pubblicate dalla mangaka prima del suo debutto con Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Ciò che colpisce personalmente è la qualità delle storie narrate, che in potenza potrebbero essere addirittura considerate migliore del suo titolo più celebre. Alla fine del volume è presente una postfazione scritta da Gotouke Sensei stessa che ci spiega i motivi che l'hanno spinta ad abbandonare l'idea di serializzare alcune opere, ma ritengo che sia stato davvero un gigantesco peccato. Ognuna di queste storie infatti riesce a colpire per una trama intensa, coinvolgente, che attinge la tradizione nipponica adattandola alla contemporaneità. Partiamo da A caccia del cacciatore, antesignano di Demon Slayer, in cui sono presenti alcuni elementi cardine che saranno poi sviluppati nella serie che tutti noi conosciamo. È molto bello vedere come ci siano alcuni degli antagonisti principali, uno su tutti, e come invece sia stato completamente stravolto il protagonista. I fratelli Monjushiro invece è una storia nata con l'intento di farne una serie regolare. I protagonisti sono due fratelli, Umaune e Masatada, molto particolari, che discendono da una famiglia di assassini infallibili grazie alle loro capacità di richiamare i poteri degli insetti. Questa storia ha il giusto mix di azione e comicità, con due fratelli che alternano momenti di impatto a scene comiche praticamente esilaranti. Rokkotsu invece è una storia incredibilmente intensa, che ha un protagonista davvero sorprendente per purezza e per il suo vissuto. Abara, questo è il suo nome, è un purificatore, una persona che riesce a vedere i sentimenti delle persone ed ha il compito di liberarle dalla malizia, che può prendere possesso del cuore di una persona e portarla a compiere gesti malvagi. La storia è davvero stupenda, ricca di emozioni ed uno sguardo al passato di Abara che mi ha davvero colpito. Ultimo titolo è Aeniwa Zigzag, la storia di un ragazzo legatissimo al mondo della botanica, incapace di dire bugie e che lavora come sciogli magie. Il suo compito infatti è quello di privare dei poteri le persone malvagie che sfruttano i malefici per uccidere o semplicemente ferire gli altri. Il carattere di Zigzag, semplicemente spassoso e assurdo, unito alle sue incredibili capacità, rendono questa storia davvero bella da leggere, divertente e spassosa, con il giusto tocco di azione e misticismo. Ognuno di questi titoli non eccelle per i disegni, che mostrano quanto fosse acerba Gotouke Sensei all'epoca delle loro rispettive pubblicazioni, ma sono incredibilmente affascinanti e ricche di potenzialità. Personalmente leggerei con estremo piacere tutti e tre questi titoli, qualora fossero strutturati come serie manga, ad eccezione ovviamente di A caccia del cacciatore, che, visto che poi è diventato a tutti gli effetti Demon Slayer, naturalmente, perché hanno davvero tutto per poter piacere. Hanno un loro carattere, sono fresche, accattivanti per motivi diversi e con il giusto mix di tradizione e modernità. In definitiva, Kaioharu Gotouke Short Stories è una raccolta che consigliamo vivamente a tutti quanti voi, una lettura estremamente piacevole che riuscirà sicuramente a colpire anche chi non ha ancora fatto la conoscenza della talentuosa Gotouke Sensei, permettendo quindi di capire il motivo del suo successo negli ultimi anni.
Ricapitolando, Koyuharu Gotouge Short Stories, pubblicata da Star Comics in edizione con sovraccoperta, alla cifra di 5,90€. Come sempre, amici, ci auguriamo di aver realizzato un video che vi sia piaciuto. Qualora sia stato così, però, mi raccomando di farcelo sapere attraverso un bel mi piace, sempre incoraggiante, ma soprattutto fateci sapere la vostra opinione, che è sempre il nucleo, il cuore del nostro progetto. Vogliamo poi ricordarvi di iscrivervi al nostro canale qualora ancora non lo foste, e di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sulle nostre pubblicazioni, ma soprattutto, qualora la nostra video recensione vi abbia intrigato e volessi acquistare la raccolta di Koyuharu Gotouge, beh, potete farlo anche attraverso il link che trovate in descrizione, link ad Amazon che ci riconosce una piccolissima percentuale che non influisce assolutamente in alcun modo sul prezzo finale del volume, ma che è per noi di fondamentale importanza per la crescita e il sostentamento del nostro progetto. Detto questo, amici, è veramente tutto. Un saluto e un ringraziamento sentito dal vostro amico Kumetsu.